Mister, in questo momento lei deve fare un po' da tutto, deve fare da allenatore, da padre, non è da adesso, da confessore. Purtroppo è da un po'. Siamo trovati così da un po'. È un periodo lungo, effettivamente è un periodo pesante, però abbiamo sempre tenuto, cerchiamo di tenere sempre viva questa speranza, questo sì. La cosa che mi ha dato fastidio in questo momento è, sinceramente, mi sembra che ci abbiano già fatto il funerale. Ecco, questa sensazione che mi viene soprattutto anche dalle dichiarazioni che fanno il presidente di altre squadre, dalla scelta anche che ha avuto la Lega di allungare questo nostro periodo di ferma, quando magari la prima settimana aveva fatto di tutto perché si potesse giocare, poi improvvisamente ce la blocca per 2 settimane. Noi star fermi quasi un mese senza giocare è un problema grosso. Poi dovremmo recuperare ogni 3 giorni. Probabilmente tutti questi rumors fatti dai presidenti di altre società, che prima ti sembrano dare tanta solidarietà, poi invece vedono nell'Arezzo invece il morto che cammina e quindi ci mettono sopra il carico. Ecco, io quello che dico ai ragazzi, quello che dico qua, prima di, se sarà il tribunale a dichiararci morti, bene, ma se abbiamo una minima possibilità di tornare in campo sarà battaglia fino all'ultimo secondo, ma battaglia a tutto campo proprio, battaglia totale.